Sarà un Ferragosto sobrio per i pesaresi, verranno vietati balli, pubblici spettacoli, animazione fatta eccezione per intrattenimenti musicali con pubblico seduto e distanziato. Questi i punti principali della disposizione voluta dall'amministrazione per la giornata. Nello specifico l'ordinanza prevede l'obbligo di avere con sé la mascherina e di indossarla nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari e nelle aree urbane con elevata presenza di persone. Dalle 8 del 15 all'1 del giorno dopo. Io sono molto contenta perché i turisti che vengono dicono che i pesaresi sono un po' indisciplinati per queste cose. Nessuno porta le mascherine. Se vai al mercato nessuno mette il guanto per prendere le cose. Ed è brutto questo qui perché siamo arrivati di nuovo, dovremmo ricominciare di nuovo a fare questo coso di chiusura di tutte. E dispiace perché Pesaro è una città che merita, dicevo a loro che tutti i turisti che vengono dicono che veramente è una città bella, però come attenzioni, per queste cose qui, insomma, non ci stanno dentro molto. Anche in vista delle ultime informazioni, no, che ci vengono comunque, quindi è chiaro che il virus, insomma, anche se si è attenuato molto, non è scomparso, quindi ci sono degli assembramenti. Io, cioè, poi non serve vedere la Croazia, la Spagna o Malta. Se lei va a Riccione, nei momenti della movida riccionese, sono stato due volte, e ci sono degli assembramenti veramente che fanno paura, non solo di giovani poi. Sembra un'esagerazione. Sì. Perché in spiaggia qui siamo all'aperto, vedi come siamo messi noi, non è che siamo a contatti con nessuno. Lo capisco se è in un ambiente chiuso oppure dove ci sono tante persone, ma qui in spiaggia perlomeno. Noi che abbiamo una certa età stiamo un po' abbiamo un certo riguardo, invece i giovani, ecco, i giovani lo dovrebbero mettere in spiaggia che stanno tutti assembrati. Inoltre i titolari degli stabilimenti balneari e pubblici servizi si dovranno attenere a tutte le indicazioni del decreto nazionale e seguire le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Siamo pronti, sicuramente non sarà facile far rispettare a tutti questa nuova ordinanza, però cercheremo di fare il meglio che possiamo. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza comunale potranno essere applicate sanzioni amministrative che vanno dai 400 ai 3.000 euro. I turisti che vedo ce l'hanno tutti, noi pesaresi no, non lo so perché. Questo è un mio pensiero. No, però è giusta l'ordinanza. Però l'ordinanza la trovo molto giusta. C'è anche il divieto di balli, insomma, di assembramento. Quello sicuramente sì, sono d'accordo. Lei ha la mascherina qui in spiaggia? Gliele chiedo. No, in questo momento non ce l'ho, però quanto mi alzo la metto.